Vorrei innanzitutto ringraziare la dottoressa Anna Santoni per avermi invitato a questo incontro, nell'ambito dell'attività di Piazza Mramoli, della sua normativa obiettivo. Questa comunicazione intende illustrare in sintesi i contenuti principali della sezione di accanto e con informe a carico del portale Mramoli. La prima parte della presentazione è un'introduzione alla lingua e alla scrittura con informe a carico, mentre la seconda è una descrizione delle risorse online disponibili sul tema. Con la designazione di accanto viene indicato il ramo linguistico orientale del testo, oggi scritto. L'area linguistica dell'accadico è la Mesopotamia, vale a dire la piana alluvionale attraversata dal Tigre Eufrate ed è delimitata a nord e ad est rispettivamente dalla catena del Tauro e dall'altipiano iranico, a ovest dal deserto filo-arabico e a sud dal Golfo Persico, un'area più o meno corrispondente al territorio dello Stato dell'Iraq. L'accadico è una lingua ipocrettiva. Il nome della lingua, Akkadum, deriva da quello della città di Akkad o Agade, che fu capitale dell'impero della dinastia Senussi-Sakko di Akkad. Il sistema di scrittura dell'accadico, noto appunto come cuneiforme accadico, deriva da quello creato dagli antichi scribi sumerici per registrare la propria lingua, il sumerico appunto. Secondo la suddivisione storica convenzionale dei dialetti, l'accadico si differenzia in tre grandi dialetti, l'antico paleo-accadico, il babilonese e l'assiro. Nel terzo millennio a.C., la Mesopotamia meridionale, grosso modo la zona da Baghdad in giù, è divisa in due regioni, Sumer e Akkad. Nel secondo e primo millennio a.C., la lingua akkadica invece appare distinta in due grandi aree dialettali, in due grandi dialetti, delimitabili geograficamente. Il babilonese, la Mesopotamia meridionale, la Babilonia appunto, che comprende le antiche regioni di Akkad e Sumer, e l'Assiria in quella settentrionale, l'Assiria appunto, nella regione nord di Rachena, attraversata dal Tigri, dallo Zab superiore, lo Zab inferiore, questa zona, e gravitante insomma, ai moderni centri di Mosul e Ravenna. Questa caratterizzazione dialettale della lingua akkadica spiega l'uso della designazione moderna di assiro babilonese che si incontra in linguistica, per indicare in senso unitario la lingua del secondo e primo millennio a.C. Il babilonese e l'assiro si distinguono per una serie di differenze a livello fonologico, morfologico e lessicale. In queste due varietà dell'accadico sono redatti numerosissimi testi epistolari, legali, amministrativi, letterari, lessicali, scientifici, rituali, regolari e iscrizioni reali, sia di carattere monumentale che non. In concomitanza con una sempre maggiore diffusione dell'aramaico e del più versatile sistema di scrittura alfabetica, l'accadico cerca di essere una lingua parlata probabilmente attorno alla metà del primo millennio a.C., pur evolvendo in alcune enclave in centri del Mediterraneo meridionale almeno fino al 100 a.C. Tuttavia l'utilizzo dell'accadico come lingua scritta è documentato fino al primo secolo dell'era cristiana. Passo ora a descrivere brevemente diversi dialetti. L'antico accadico è un dialetto dell'area della Babilonia settentrionale. Ed è il suo prestigio al fatto di essere stato usato nei centri di potere del British prima e dell'impero di Akkad poi. L'accadico del terzo millennio può essere suddiviso in tre fasi storiche, accadico protodinastico, accadico sargonide, accadico di Ofre. Le più antiche testimonianze in lingua accadica siano nei testi di Para, intorno al 2600 a.C. e in quelli di poco posteriori di Abu Salavik, ma consistono sostanzialmente di nomi propri di persone. Bisogna attendere attorno al 2350 a.C. per avere i primi testi di carattere amministrativo e letterario in antico accadico, mentre il periodo di maggior prestigio del dialetto coincide con l'egemonia politico-culturale della dinastia di Akkad in Mesopotamia. La documentazione in antico accadico include perciò i testi che risalgono ai regni dinastici di Akkad e pochi testi accadici del periodo di Khufre, della terza dinastia di Ur, periodo della cosiddetta rinascenza sumerica, in grosso modo 1650-2000 a.C. Il babilonese è il dialetto accadico della Mesopotamia meridionale, della Babilonia, viene suddiviso in quattro fasi storiche: antico babilonese, medio babilonese, neobabilonese e tardo babilonese. Definito dai suoi parlanti come Akkadum, appunto come accarico, il babilonese conosceranno notevole fortuna
come lingua letteraria ed amministrativa anche al di fuori di confini geografici della Mesopotamia, della Babilonia propriamente detta. Diverse varietà storiche e locali di babilonese, sottoposte in vario modo all'influenza di altre lingue, sono note. Si pensa alle varietà regionali di Susa, di Nela, della regione della Diyala, a nord-est di Baghdad, e di Mari, in Siria, sull'Eufrate. Nonché la varietà scritta del babilonese, usata come lingua franca da figli non accadofoni, in realtà periferici come Amurru, Canaan, Ugarit, Emar, Kartusha, Nufi, Alalak. In Assiria, poi, il babilonese è usato come lingua letteraria in testi della tradizione colta e nelle espressioni reali. I termini usati sono l'inglese Standard Babylonian e il tedesco Jung Babylonisch. L'antico babilonese, dialetto parlato nel periodo della prima dinastia di Babilonia e testimone del primo fiorire della letteratura arcadica, venne considerato dagli scrivi dell'età della dominazione cassita di Babilonia, XV-XII secolo a.C., e dei secoli successivi, come modello di lingua letteraria, e su questa varietà venne modellata la lingua dei testi letterari e delle scrizioni monumentali, nel secondo e primo millennio a.C. Nel primo millennio a.C. la lingua della comunicazione pratica e quotidiana, il neo-babilonese, appare sottoposta alla forte influenza dell'aramaico. In testi di carattere letterario e monumentale, gli scribi continuano invece ad usare la variante dello standard babilonico. La fase finale del babilonese, documentata in età persiana, eleucide ed arfacide, è testimoniata dal tardo babilonese, che sopravvive come lingua scritta fino al primo secolo dell'era cristiana, entro limitati ambienti di studio legati al tempio, ad esempio vincenti come Babilonia e Nippur. Al di fuori di questi centri di studio, l'ambiente linguistico della Mesopotamia pare ormai completamente arameofono. L'ultimo testo su uniforme a casco, databile, proviene da Babilonia, registra eventi astronomici e un almanacco dell'anno 75 d.C. Qui, ho aperto una parentesi, brevemente voglio ricordare che ci sono due articoli, uno di Geller e un altro di Bessenov, quello di Geller era apparso negli anni 90, nel 97, e quello di Bessenov del 2007, che cercano di formulare alcune ipotesi sull'osso documentario e cosiddette appunto tavolette in cuneiforme e greco. Secondo Geller, alcune di queste tavolette sono esercizi di scuola, presentano in cuneiforme termini sumerici e accadici, e a fianco, nell'altro lato della tavoletta, la trascrizione con caratteri greci. Secondo Geller, alcuni di questi potrebbero addirittura arrivare al terzo secolo d.C. e con i Sassani potrebbe aversi la fine netta dello studio, quantomeno del cuneiforme, da parte scritta ormai non più accadopoli, che però necessitavano di praticarsi della pronuncia appunto della carica del sumerico, ormai lingue di scuola. Invece inoltre, in realtà, un articolo appunto generativo più recente, del 2007, non sostiene questa ipotesi e riconosce che probabilmente il carico era già un'altra lingua parlata con un accento anticristo e forse non si dovrebbe superare la data del 100 dopo Cristo, più o meno appunto, come confermato da quell'almanacco del 65 dopo Cristo. Comunque, quindi la questione è ancora aperta per quanto riguarda l'uso scritto dell'accadimento, lo studio quantomeno. Ecco, passo all'Assiro, velocemente, il dialetto accadico della Mesopotamia settentrionale viene suddiviso in tre fasi storiche, antico paleoassiro, medioassiro e neoassiro. L'Assiro, che nel corso di tutta la sua storia subisce l'influsso del più prestigioso dialetto accadico meridionale, il babilonese, si caratterizza rispetto a quest'ultimo per alcuni tratti arcaizzanti che lo avvicinano in parte all'antico accadico. I primi testi in questo dialetto appartengono alla documentazione delle colonie commerciali assire in Anatolia, dal sito di Siuseche, mentre il dialetto medio-assiro è documentato da lettere, testi legali e amministrativi, raccolte di leggi. La fase finale del dialetto coincide con l'età, appunto il neo-assiro, con l'età dell'ascesa e del declino dell'intero assiro del primo millennio a.C., non settimo secolo a.C. Qui la fine è da collocarsi attorno al 600 a.C. e 112 cade Ninive per mano dei Medi e dei Caldei, e per noi dopo quella data cessa la documentazione in dialetto assiro, anche se
in età neobabilonese abbiamo testimonianza, ad esempio, dal sito di Durtaklimu in Siria, dell'uso quantomeno dell'assiro in testi legali, in contratti, perché questi contratti sono redatti in ortografia neoassira, ma sostanzialmente è sempre non dopo la data del 112-110 l'uso di questo dialetto. Mentre il neoassiro è usato come lingua della comunicazione pratica in testi di natura legale, amministrativa e epistolare, nonché in testi oracolari, le profezie neoassire, e in minor misura anche in alcune composizioni letterarie, penso ad esempio ad alcuni componimenti letterari della corte di Sargonidi, relativa ai regni di, principalmente, quasi esclusivamente ai regni di Esarhaddon e Assurbanipal, nel VII secolo a.C., la lingua della tradizione colta e delle iscrizioni reali assire è una forma letteraria caratterizzante in babilonese, lo standard Babilonia, di cui abbiamo già parlato. Sia pure uno standard Babilonia caratterizzato da assirismi. L'influenza sempre più crescente dell'aramaico sull'assiro porterà in progresso di tempo ad una situazione di bilinguismo aramaico-assiro nella compagine imperiale dell'Assiria dei secoli VIII-VII a.C. Questo stato di cose è osservabile nell'adozione da parte di tutti gli assiri della scrittura alfabetica aramaica e nell'affiancamento di questa normale pratica di registrazione legale e amministrativa in cuneiforme a carico. Questo per quanto riguarda appunto la descrizione dei dialetti. Per quanto riguarda invece la diffusione della carica cuneiforme, va detto che nella seconda metà del secondo millennio a.C. il babilonese diventa la lingua, come noto, delle relazioni internazionali degli stati di vicino oriente. Le cancellerie diverse dalla polizia dell'epoca, dall'Egitto fino all'Elam, adottano questa lingua, anche se il suo uso da parte di civili stranieri mostra significative variazioni grammaticali rispetto all'accadico parlato in Mesopotamia. L'uso dell'accadico come lingua franca è documentato in siti quali Ugari ed Emar in Siria, Kartusha e Alalak in Turchia e Selamarna in Egitto, fino alla crisi della fine del XIII secolo a.C. Il cuneiforme era già presente comunque in regioni situate al di fuori dell'area propriamente sumerica, la bassa Mesopotamia, già dall'inizio della seconda metà del terzo millennio a.C., questo come portato della rivoluzione urbana e, appunto, che originava dal sito mesopotamico. In Siria è stato documentato a Ebla, Kelbeidar e Amari. La scrittura cuneiforme viene poi adottata nel corso del secondo primo millennio a.C. in diverse realtà geografiche e politiche del vicino oriente antico per scrivere lingue non semitiche quali l'Ittita, il Kurdita, l'Elamico, l'Urarteo e l'antico persiano. Attorno alla metà del terzo millennio a.C., gli Siri e Cadoconi adottarono per l'accadico il sistema di scrittura cuneiforme proprio del sumerico. Questa scrittura, originariamente predisposta per scrivere la lingua sumerica, lingua non semitica di tipo agglutinante e caratterizzata da un esteso monosillabismo lessicale, più grosso delle parole sumeriche sono monosillabi, è convenzionalmente chiamata dai studiosi con il termine cuneiforme, per via della forma dei suoi segni, simile a quelli di un cuneo o chiodo, dal latino cuneo. Il termine si deve paradossalmente a Thomas Hyde, professore di ebraico e arabo all'Università di Oxford, vissuto nel 700, che appunto non si può definire questa scrittura piramidales pseucuneiformes. Ci dico paradossalmente perché Hyde negava questi strani segni che allora, di cui allora come si comunicava, o prima, ecco, dietro della valle, Garcia Silva di Figueroa sulla scorta dell'osservazione di viaggiatori in Oriente a conoscere in Europa. Per Heide non era una scrittura, quindi negava questi temi, carattere di scrittura, lo statuto di scrittura. Le scrizioni che si iniziava a conoscere allora erano le scrizioni persepolitane, in elamico, babilonese e antico persiano. Ma che la forma del cuneo chiodo fosse percepito come unità fondamentale di questo sistema scrittorio, unità minima, fondamentale già dagli scrivi mesopotamici, è evidente dai termini accadici usati per indicare il singolo segno. Ho incluso due termini, santacum e sticit santacum, è la forma accadica del sumerico santag. Santacum significa triangolo angolo, e sticit santacum è appunto tradotto con segno cuneiforme.
La forma del cuneo o chiodo nasce dall'impressione dello spiro di canna sulla superficie ancora umida della tavoletta d'argilla. Un segno cuneiforme può essere costituito da solo cuneo o da più cunei. I cunei possono essere tipo orizzontale, verticale, diagonale e ad unghiate. Qui ho incluso i termini di ortografia e neofia, ma il segno diagonale può presentare diverse varianti e avere anche la testa in basso e quindi la punta rivolta verso l'alto. Il segno chiamato Winkelhaken si otteneva con un'impressione verticale della punta dello stilo sull'argilla, quindi mentre gli altri segni venivano appunto incisi tenendo lo stilo di canna in posizione verticale, il Winkelhaken si teneva verticalmente, quindi per questo lascia la punta di un triangolo sulla superficie. Il cuneiforme accadico si legge da sinistra a destra, questo è vero, tuttavia nelle fasi più antiche della scrittura, dalla fine del IV millennio a.C. fino all'età paleo-babilonese compresa, quindi l'età del famoso codice di Hammurabi, del 1650 circa, i caratteri organizzati in colonne di testo venivano letti dall'alto in basso e da destra a sinistra. Poi in progresso di tempo l'orientamento tenderà a ruotare i segni, a rovesciarli a sinistra di 90 gradi. Ecco perché poi si tenderà a mantenere questo orientamento e a leggerli sempre da sinistra a destra. La cosa è curiosa perché nell'edizione, ad esempio, del codice, le edizioni che usiamo, del codice di Hammurabi, il testo è rovesciato come lo vediamo da sinistra a destra. In realtà sul monolito di Orite, un monolito nero appunto di Orite, sulla profondità è raffigurata a bassorilievo l'immagine del dio Shamash, il dio cuore della giustizia, e la figura del sovrano Hammurabi, mentre nella parte il resto del corpo del monolito è inciso il testo del codice, ecco, quel testo ha un orientamento dall'alto in basso, però per comodità lo riduciamo nei testi con un orientamento da sinistra a destra. Ecco, le moderne liste di segni cuneiformi in uso arrivano ad includere circa 600 segni cuneiformi, ma non tutti questi erano usati in ogni epoca storica dell'accadico. Inoltre, il numero dei segni in uso dipendeva dal tipo di documento e dal livello di competenza del singolo scriba. Mentre la redazione di testi della tradizione colta, quali i testi di contenuto letterario, religioso e scientifico, liste lessicali ad esempio, di lingue come racariche, poteva richiedere una padronanza di circa 400 o più segni, per la composizione di documenti di carattere pratico quotidiano come le lettere, i contratti, i testi amministrativi, i semplici inventari di vasellame, per esempio, redatti dagli scribi, erano sufficienti dai 100 ai 200 segni. Si è detto che a partire dalla metà del terzo millennio a.C. il cuneiforme viene adottato per rendere la lingua accadica. Il fatto che tale sistema di scrittura trovasse applicato in un contesto culturale bilingue come era accadico e che il cuneiforme si fosse evoluto dai primi stadi pittografici a sistema di registrazione fonetica di una lingua agglutinante e dei morfemi immodificabili, qual era appunto il sumerico, determinò la modalità di resa scritta dell'accadico, condizionando non solo le peculiarità di questa lingua semitica, ma anche la possibilità di una sua conoscenza approfondita da parte dello studioso moderno. In quanto lingua semitica, l'accadico è una lingua di tipo flessivo, come si dà una definizione come l'arabo classico, in cui la radice non era immutabile e agglutinabile, ma modificabile mediante morfemi. L'unità minima semantica è determinata da una radice consonantica, che può essere appunto sviluppata inserendo uno schema vocalico, e poi prefissi consonantici, prefissi, infissi e suffissi. L'inventario consonantico dell'accadico risulta dunque dover essere ricco, se guardiamo le lingue semitiche che conosciamo oggi, l'arabo ad esempio, l'ebraico, dove essere dunque ricco, risulta fortemente condizionato dall'uso del cuneiforme, che permette sì di registrare le vocali, che altrimenti non conosceremmo dell'accadico, ma lo impoverisce dal punto di vista della resa del consonantismo. Infatti, il cuneiforme non permette di distinguere le sonore e le enfatiche nei gruppi delle consonanti labiali, dentali e velari. Sebbene gli scrivi accadofoni operarono degli adattamenti del cuneiforme sumerico,
dei suoi principi organizzativi, il sistema di scrittura rimase fortemente conservativo nel corso dei millenni. E questo grazie al peso non indifferente esercitato sugli scrivi arcaici, dalle scuole scrivali come istituzione di formazione degli scrivi, dall'educazione scolastica degli scrivi e dal prestigio della lingua e letteratura in cui si era espressa l'attività dei sumeri. Il cuneiforme arcaico si presenta come sistema misto sillabico-logografico o logosillabico. Un segno cuneiforme può rappresentare una sillaba o parte di una sillaba, un'intera parola, un determinativo o classificatore semantico. Determinativi o classificatori semantici sono logogrammi che vengono preposti parole che servono a classificare quelle parole. Ad esempio, i nomi di divinità sono preceduti dal determinativo di inghiera, i nomi di vasellami in ceramica da un altro apposito determinativo, i nomi di città e via dicendo. I segni che rappresentano sillabe sono detti sillabogrammi, quelli che rappresentano parole sono chiamati appunto logogrammi. I logogrammi sono grafemi e parole fonetiche adottati agli stili arcadofoni per rendere parole della loro lingua. Dal momento che i logogrammi in uso nel cuneiforme arcaico sono antiche parole sumeriche, si usa indicarli anche con il termine di sumerogrammi. Il logogramma era quindi letto dagli arcadofoni con la corrispondente parola arcaica e al massimo si poteva aggiungere un segno successivo come complemento fonetico per ricordare allo scriba la corretta pronuncia di quel logogramma in arcaico. In virtù del principio sillabico-logografico della scrittura, ogni parola arcaica poteva essere resa con una sequenza o con una sequenza di sillabogrammi, oppure con un logogramma semanticamente corrispondente alla parola arcaica. Altre caratteristiche che governano il sistema cuneiforme sono l'omofonia e la polifonia. Si ha omofonia quando uno stesso suono può essere reso da grafemi diversi, si ha polifonia quando uno stesso segno può indicare diverse sequenze di suoni. Queste diverse sequenze di suoni sono detti valori fonetici. Ad esempio il segno UD può essere letto sia come UD ma anche come CAM, IR, PAR, LAC, LIC, FISH, TU. Quindi dipende sempre dalla parola che la sequenza sillabica indica. Quindi bisogna ricostruire la parola partendo dalla scelta del corretto valore fonetico del segno. Per convenzione i grafemi omofoni sono distinti in traslitterazione con accenti e numeri interici. Tuttavia, non tutti i valori attestati con determinati segni erano usati in ogni epoca storica dell'arcaico e in ogni area dove questa lingua era parlata e scritta. Ecco, il funzionamento della scrittura cuneiforme come sequenza sillabico-logografica può essere illustrato brevemente da questa iscrizione reale su mattone del regno di Erishun I, sovrano antico assiro della metà del XX secolo a.C. L'iscrizione è riprodotta dalla copia a mano dell'edizione di Messerschmitt del 1911, sono le prime 6 righe del secondo testo che è incluso nella sezione esempi di scrittura. Il primo è un paragrafo del cosiddetto codice di Hammurabi. Il testo arcaico che risulta dalla traslitterazione, in carattere latino, si presenta come una sequenza di sillabogrammi, convenzionalmente resi in minuscolo corsivo, e logogrammi che più li rendono in maiuscolo, altri in minuscolo. Queste prime 6 righe di testo sono occupate da titolatura regia, con discapi di iscrizione, ogni iscrizione reale, titolatura regia appunto, che la tradizione attiva, del sovrano che la tradizione attiva vuole in relazione vicariale con la massima divinità del luogo, il dio Ashur appunto, che è poi omonimo con il nome della città di Ashur o Ashur. Qui per semplificare ho marcato con colori diversi i logogrammi. I logogrammi usati in sostituzione di parole arcaiche, scritte sillabicamente, sono marcati in rosso. Quindi ad esempio Ensi, che troviamo nella seconda e quinta riga, corrispondente all'arcaico Ishiaku, dicergente di Cario, Dumu, il primo segno della quarta riga, corrispondente all'arcaico Mar, figlio, Dinkir, che sta per l'arcaico Ilu, Dio, in questo caso parte del nome Ilushum. Da ricordare che il logogramma Dinkir, come ho già detto, è usato anche come determinativo di nomi di divinità e viene perciò preposto a teonimi, come nel caso del nome del dio Ashur, nelle righe 3 e 6, dove appare chiuso appunto da questo determinativo marcato in blu. Benché il cuneiforme sia stato mutuato dai scrivi arcadofoni, da precedente sistema di scrittura sumerica, nei suoi 3.000 anni di vita questa scrittura conosce diverse fasi evolutive che si realizzano in adattamenti ad opera di tradizioni scrivali locali, soprattutto nel senso di una semplificazione grafica
e di orientamento dei segni nulla. La polifonia dei segni, tuttavia, il numero di valori fonetici, crebbe in quanto i valori logografici fonetici ereditati dal polifono strumento si scrive a casi ne aggiunsero di nuovo, basati sui suoni della propria lingua. Di fatto rimase un sistema di scrittura complesso, appannaggio dei soli ambienti scrivali. Nonostante la massiccia influenza esercitata dal dialetto e dall'ortografia babilonese sull'ambiente scrivale assiro, in Assiria si sviluppa una tradizione ortografica locale con diversi punti di contatto con quella babilonese, ma anche con notevoli differenze nella rete dei segni. Inoltre, all'interno di una stessa tradizione ortografica, potevano coesistere anche diverse varianti grafiche per uno stesso segno. Queste varianti sono riconducibili a diversi fattori: l'esistenza di stili di scrittura determinati da diversi supporti usati per scrivere, come nel caso dello stile lapidario, su monumenti in pietra, e di quello corsivo, su tavolette d'argilla, il prestigio di forme ortografiche arcaiche attrezzi dai testi antichi su cui si esercitavano gli scrivi, il livello di educazione scolastica e, ultimo ma non per importanza, lo stile personale dello scriba di turno, che poteva ad esempio aggiungere più tratti, quindi più pure, per arricchire il segno. I materiali utilizzati per le cuneiforme sono l'argilla, come è noto, abbondante nella piana alluvionale solcata dal Tigre e dall'Eufrate, la pietra e il metallo. Con questi materiali venivano realizzati diversi tipi di supporti. Come noto, il supporto di gran lunga più usato è la tavoletta d'argilla. La grande disponibilità di questo materiale nella Serra dei Due Cimini ha favorito la fortuna della tavoletta come supporto di scrittura più comune. Una delle competenze di base che si richiedevano allo scriba era quella di saper modellare l'argilla in forma di tavoletta o altro supporto di scrittura. Non tutte le tavolette erano infatti delle stesse dimensioni, spessore e forma, e la scelta del formato dipendeva strettamente dal tipo di documento che si intendeva scrivere. Generalmente la tavoletta presenta un lato piano, retto, ed uno leggermente convesso, verso. Le dimensioni delle tavolette sono le più variabili, che vanno da pochi centimetri fino a oltre 30 cm per lato. Ma il tipo di tavoletta più comune era quello che poteva essere agevolmente tenuto nel palmo della mano, più o meno la dimensione di un moderno cellulare, magari non quelli più moderni che sono così piccoli in realtà. Le forme attrezzate sono anch'esse di diverso tipo e comprendono, assieme alle più diffuse tavolette rettangolari, anche tavolette circolari, che sono per lo più che ricordano per lo più esercizi di scuola. Una volta inciso il testo sulla superficie ancora umida della tavoletta, mediante uno stilo di canna di palude, il supporto di argilla veniva lasciato respirare o posto in forno. Molti testi in realtà cotti sono stati cotti durante gli incendi, quindi sono eminenti appunto rasi gravi. Il procedimento conservativo mediante cottura garantiva alla tavoletta una maggiore durevolezza e resistenza. Il testo poteva essere inciso, oltre che su uno o su entrambi i lati della tavoletta, anche lungo i margini della stessa, e questo è frequentissimo. Nel caso di lettere e documenti legali, la tavoletta su cui era stato inciso il testo veniva racchiusa in un involucro, anch'esso d'argilla, su cui venivano riportati il nome del mittente e del destinatario nel caso di lettere, nel caso di contratti, anche i dettagli relativi al contenuto del contratto, del documento racchiuso al suo interno. Con l'argilla venivano modellati anche altri supporti di scrittura, quali i prismi a 6 o a più facce, i cilindri o barilotti, i coni o chiodi, i mattoni, che erano tutti usati per le scrizioni reali, che venivano sepolti nelle fondamenta degli edifici o murati nella loro struttura. Ma anche su altri supporti si andrà a riprodurre il ductus uniforme del tavoletto d'argilla. Altri supporti di scrittura utilizzati agli scrivi erano costituiti sia da materiali durevoli che consumibili. Qualsiasi superficie materiale poteva infatti potenzialmente essere scritta in cuneiforme. Le scrizioni celebrative e dedicatorie venivano incise su pietra e metallo. A differenza dell'argilla, però, la pietra su cui si serviva per le scrizioni monumentali e per i sigilli a cilindro scarseggiava in Mesopotamia, anzi era quasi del tutto assente. Così il prezioso materiale doveva essere importato da regioni anche molto distanti. Si pensi alla pislazzo di Asiano, usato in Mesopotamia per la realizzazione di sigilli cilindrici. La scrittura cuneiforme a calce di tipo monumentale esibisce uno stile lapidario, spesso caratterizzato a tratti arcaizzanti, che si distingue a volte notevolmente rispetto allo stile usato nella coeva documentazione su argilla.
In questi esempi possiamo osservare due tipologie di stile lapidario su pietra, quindi, e due tipologie di stile corsivo su argilla. Un esempio è tratto dal codice di Hammurabi, che è riportato nelle edizioni di Bergman negli anni 50, ma in realtà è orientato dall'alto in basso. È un troppo arcanizzante, penso, è di tanto guidonese. Un esempio neoassiro da Coso, dall'obelisco nero di Camanassa III, IX secolo a.C., una lettera di età antico accadica, probabilmente XXII secolo a.C., un inventario di recipienti ceramici di età neo-babilonese, qui in copia, non in foto. Qui invece avete una scelta così, dei principali supporti di scrittura. Quindi tavolette d'argilla di diverse dimensioni di formato, questo è, ricordo un esercizio di scuola, questa è la tavoletta, è una lettera antico accadica, quella che ho citato appunto dell'esempio di scrittura, questo è un mattone con stampigliato l'iscrizione reale di Sotano che secondo appunto la prassi mesopotamica registra le attività edilizie del sovrano o l'edificazione ex novo dell'edificio templare o il suo restauro dopo anni di abbandono. Questo invece è un barilotto, questo è un barilotto di Nabonedo, questo è un prisma a più facce, mentre ecco una precisazione a livello di orientamento e direzione della scrittura, mentre sui barilotti o cilindri la scrittura corre in senso parallelo all'asse del supporto, nel caso del prisma, scritto su tutte le facce, la scrittura è perpendicolare rispetto all'asse del supporto. E poi abbiamo supporti in pietra, ovviamente le proporzioni non sono rispettate, obelischi, stele, un sigillo cilindrico che è incapsulato a entrambi i lati, il sigillo è forato all'interno, viene incapsulato ai lati e tenuto al collo del funzionario che così con questo fumetto sigillava appunto quelle bulle d'argilla così erano chiusi recipienti ad esempio di granaglie. Un chiodo o cono d'argilla contenente un'iscrizione reale, anch'esso incisso nelle strutture murarie degli edifici restaurati, e poi pannelli che decoravano le residenze reali, in questo caso di età monastica, questo Oda Kalpu Nimrud Oda Ninive, questa è una bandella bronzea di età monastica, del corso che decorava l'età di Samanata III, quindi non secondo a Cristo, che decorava i portali del tempio di Nugurelil a Balawat, questo non di là. Ecco, mi soffermo invece brevemente su questo prisma, perché questo è famoso prisma usato nella tanto famosa Translation Competition che si svolse nel 1857 nella sede della Royal Asiatic Society a Londra, perché fino ad allora permanevano dubbi sul fatto che questo uniforme fosse effettivamente un sistema di scrittura. Allora, per impulso di Talbot, che se non ricordo male anche ricordato come inventore della fotografia, lo stesso Talbot, il maggiore britannico Rawlinson, l'irlandese Hinks e il francese O'Fair furono invitati a tradurre uno stesso testo appunto di questo prisma che riporta un resoconto delle campagne militari del sovrano medio archero di Dalfide del Primo del XII-XI secolo a.C. Poiché i giudici, la commissione di 20 giudici trovò che le quattro traduzioni erano sostanzialmente coincidenti, decretò solennemente in quell'occasione l'avvenuta decifrazione del cuneiforme a casco. Questo prisma è conservato a Berlino ed è alto più o meno, per dare un'idea, poco più di 50 cm. Altri supporti di scrittura cuneiforme sono le tavole in legno avorio con superficie cerata, fonti testuali e iconografiche testimoniano infatti anche l'uso di supporti deperibili, quali le tavolette provenienti dalla lettura in legno o avorio e superficie per la scrittura su cera, ma anche rotoli in pelle o di papiro. La prima foto è tratta da un rilievo neoassiro dell'VIII secolo a.C.
Il secondo è della di Assur Banipal, quindi siamo prima metà del VII secolo a.C. Quindi supporti rigidi, appunto le tavolette d'argilla, un bel esempio di tavoletta cerata, esattamente una tavoletta cerata perché si riconosce secondo due appunto, pagine, due tavole di questo mistico appunto. Ecco, esempi di pelle o papiro non ne conosciamo, ovviamente non è rimasta alcuna traccia che sia documentabile a livello archeologico, mentre possediamo alcuni esemplari di queste tavolette con serragliatura in avorio proveniente da Assur, dal sito di Kalakshetra, e Kalku, dal sito di Nimrud. Questo tipo di tavoletta, in uso dall'età di Utre fino alla tarda età babilonese, era utilizzato per finalità di registrazione amministrativa e per testi letterari. Entro l'intelaiatura il legno avorio veniva appeso sottile strato di cera. Queste tavolette potevano essere unite le une alle altre con l'ausilio di cerniere fino a formare una sorta di quaderno che si apriva e piegava fisarmonica. La scelta di questo tipo di supporto e struttura, sia da parte degli scribi dell'amministrazione statale che di quelli che operavano nelle biblioteche, quindi che curavano la copiatura di antichi testi sumerici e accadici, di testi letterari, era dovuta alla malleabilità del materiale su cui si riflette, appunto la cera, che non necessitava di asciugatura come l'argilla delle tavolette e che permetteva agli scribi di intervenire facilmente su quanto scritto apportando cancellature e correzioni. L'estrema malleabilità della cera permetteva il continuo riuso della superficie scrittoria per nuovi testi e ne faceva il supporto ideale per la composizione preliminare di testi che, una volta completati nella versione definitiva, sarebbero stati poi trascritti sulla sigla. L'esemplare, ad esempio, da Assur, credo sia proprio questo, da Nimrud, quindi da Kalku, doveva infatti formare più che un dittico, un polittico di 16 pagine, perché nella copertina l'intestazione è rimasta proprio un'iscrizione che ricorda appunto che fa datare questo testo al regno di Sargon, più o meno 607 a.C., ci fa capire che probabilmente questo polittico a 16 fogli conteneva una versione assira di un'importantissima serie canonica di omina astrologici che venivano consultati dai studiosi di corte della corte assira, appunto la serie Enuman Elgin. La diffusione dell'aramaico nella Siria di VIII e VII secolo a.C. determina l'adozione dell'aramaico in struttura alfabetica anche da parte dell'amministrazione centrale dello Stato assiro. Dall'evidenza di natura iconografica di Irgeli Palatini si ricava che l'aramaico era scritto mediante stilo su supporto morbido o consutile, pelle o papiro, ma lo stato di lingua e di culturale della società imperiale assira favorirà anche situazioni di reciproco scambio, quindi contaminazione tra le due tradizioni scrittorio, quella aramaica in scrittura alfabetica e quella cuneiforme assira. Come ben dimostrano gli esempi di tavolette in argilla, incisi in caratteri alfabetici aramaici, anziché in segni cuneiformi assiri, sempre con lo stile usato per incidere cuneiformi. Infine, la superficie della tavoletta e del suo involucro esterno potevano recare un'impressione di sigillo o di un'unghia, secondo appunto una pratica che è comune in documenti di natura legale, ad esempio contratti di compravendita, documenti di prestito. Ecco, per quanto riguarda invece gli strumenti, queste sono tutte immagini che potete trovare nel sito che ho elencato nella sezione delle risorse online. Tra l'altro il secondo, il primo non so se è una distribuzione moderna, mentre il secondo è tratto dal sito dell'Ashmolean Museum ed è un rarissimo, se non unico, esemplare di stilo in avorio di Etanio Assira da Nimrud. Lo stile usato dai studi mesopotamici era costituito da un pezzo di canna di palude con un'estremità puntita tagliata a becco, in modo tale che la base triangolare permettesse di imprimere una forma di piccolo triangolo, o appunto cuneo, sulla superficie umida della tavoletta.
Questo stilo è chiamato in giapponese Kanu, semplicemente Kanu, Kanna, o con Kantuki. In arcido abbiamo anche la forma Kantuki. Tuki è Tufu, cioè la tavoletta d'argilla. Letteralmente quindi canna della tavoletta, Kantuki significa. Meno frequente dovrebbe essere l'uso di stili in altro materiale, appunto legno, metallo o osso. Le peculiarità di questo strumento scultorio determinano così il segno grafico cuneiforme, limitando il tracciato dei segni alle sole forme lineari, segni orizzontali, verticali, diagonali, e pregiudicando la possibilità di uno sviluppo curvilineo. Il modo in cui la punta dello stilo scanner sono tagliato influiva grandemente sullo stile di scrittura. Lo stilo poteva presentare un'estremità più o meno arrotondata, piatta o appuntita. Per scrivere, lo scriva imprimeva i segni tenendo lo stile in senso obliquo sull'argilla, ma oltre che per scrivere, lo stile è usato dallo scriva anche per ripartire lo spazio di testo sulla superficie della tavoletta d'argilla, secondo le regole di formato del testo prescelto. In numerose tavolette, ad esempio liste verticali in più colonne, registri amministrativi, lo spazio di testo sarà organizzato in linee e appunto colonne. Inoltre, molte tavolette di testi letterari presentano dei fori organizzati in serie, impressi sulla superficie. Le finalità di questi fori, certamente praticati con lo stesso stile usato per scrivere, non sono chiare, ma è certo che a partire dall'età medio-babilonese e medio-assiria questa pratica divenne comune nella redazione di testi in contenuto letterario e solo letterario. In tavolette babilonesi e assire del primo millennio a.C., lo stile era anche usato per apporre brevi commenti o dettagli in alfabetico aramaico sul contenuto del documento, quindi relativi al contenuto del documento. Sulla superficie cerata e tavolette in legno a olio, il cuneiforme si scriveva probabilmente con uno stilo di metallo o legno, ma non si esclude che anche il comune stilo di canna fosse usato. Due altri aspetti relativi anche all'inchiostro e alla cancellatura del cuneiforme. Il cuneiforme poteva essere scritto sulle tavolette d'argilla non solo tramite impressioni con uno stilo di canna, ma anche con inchiostro, presumibilmente con l'ausilio di appositi pennelli o penne della punta fine. Ma di questo tipo di scrittura cuneiforme restano pochissime testimonianze. Sappiamo di un rapporto astrologico su argilla, una tavoletta d'argilla del regno del Survival, quindi prima metà del VII secolo a.C., che mostra tracce di un colofone con caratteri cuneiformi scritti con inchiostro. Altri esempi neoassiri di cuneiforme scritto con pennelli possono essere osservati su frammenti di lastre dipinte in vetriate da Arthur, del sito di Cala Ricerca, come pure sui resti di pittura murale da Phil Bassett, odierna Telachmar, in Siria settentrionale. La cancellatura della sigla cuneiforme sulla tavoletta d'argilla poteva avvenire con lo sfregamento delle dita sulla parte di testo che si intendeva eliminare, sovrascrivendovi il nuovo testo. La parte di testo che da correggere poteva essere ulteriormente umidificata per facilitarne la correzione. In ogni caso, la chiarezza della correzione, dei segni appunto di correzione, dipendeva dalle caratteristiche di consistenza e elasticità dell'argilla usata. E passo alla seconda parte. Ecco, le risorse online che ho incluso nel portale Mnamo per la sezione di accanto possono essere suddivise in tre categorie: didattica e materiali didattici, progetti di digitalizzazione di tavolette, che sono inclusi sotto la voce documenti online, e poi siti relativi a corpora online, quindi cataloghi di testi consultabili. Ecco, per la didattica, questi sono siti per la didattica, ecco, ho incluso sia siti che introducono in sintesi alla scrittura, alla grammatica della lingua arcadica, siti che introducono al mondo dell'attività scrivale, e due siti di dizionari online. Il secondo di questi due siti dizionari è consacrato di Channel of Arcadian, un aggiornamento del dizionario di Black e Postgate, una cui nuova edizione è stata appunto è apparsa nel 2000 e contiene appunto a vendere con rivenda questo dizionario. Ma qui mi soffermo invece su un sito ben realizzato, un sito didattico. Allora, questo è Knowledge and Power in the New Assyrian Empire,
è un sito di impostazione didattica che introduce all'età e documentazione di una studia, nuovo sistema secolo anticristo, diretto da Karen Radner, che è dell'University College of London, e da Eleanor Robson, University of Cambridge. Questo sito Karen Radner è una delle ormai delle più grandi studiose di una promettente giovane studiosa di neoassido e dell'età neoassida, e Eleanor Robson si è interessata, ricordo non tutti gli studi, ma principali, ai testi matematici in alcune forme, su merito matematico, scusate, accadico. Questo sito, tra le risorse offerte, presenta un'edizione online in traslitterazione e traduzione inglese di alcuni lotti documentari già fatti nella collana Theta Tau Vassilia, in 18 volumi, che ASI si stanno pubblicando dall'87. L'obiettivo del New Assyrian Textbook Project dell'Università di Helsinki, diretto dal professor Simo Parpola, è quello di rieditare tutto il corpus neoassiro proveniente dagli stati ancora della fase pionieristica della filologia, appunto, trovati appunto nei siti di Ninive, sì, principalmente Ninive, anzi sostanzialmente Ninive, quindi dal sito di Kuyunjik e Nevinus. I testi sono presenti in edizione online, sono invece tratti da 4-5 volumi di questa collana, che sono lettere, tutti naturalmente testi su tavolette d'argilla, lettere, testi letterari, rapporti astrologici, testi di divinazione, quindi anche i testi di profezie neoassiria. Vi sono poi delle ottime copie di alcune tavolette neoassirie conservate al British Museum. Vi sono poi pagine che contengono cenni introduttivi alla scrittura cuneiforme, alla sua decifrazione, trovate anche delle cose che ho discusso qui, relative ai supporti scrittori usati in Versilia, ad esempio le tavolette cerate, dai siti di Atto e Nicolese. È un ottimo sito questo in questione didattica, infatti contiene anche brevi saggi seminariali che sono finalizzati, che sono appunto ad essere appunto ausilio alla didattica, ai docenti universitari, e che siano anche di stimolo per un approfondimento autonomo da parte degli studenti. Sono saggi seminariali che partono dalla vita degli studiosi nella propria sfera, all'uso delle scienze produttive, quindi vari argomenti che riguardano, permettono di appunto approfondire la conoscenza della Siria imperiale dell'età neoassiria, e sono basate da diverse esperienze di insegnamento di Radner, appunto di Robson, nelle rispettive università, poi rispettivi studenti di corso di laurea. Ci sono poi degli articoli in PDF che possono scaricare di diversi autori su varie tematiche della civiltà mesopotamica, in particolare a Siria del primo millennio avanti Cristo. Ecco, per i progetti di digitalizzazione di tavolette, qui ce ne sono tre, li ho inclusi e questi li trovate nella sezione documenti online. Il primo è è curato dall'Università di Birmingham, da Livingston, diretto da Livingston. L'obiettivo di questo progetto, che ho definito nella recensione in un anno ambizioso, è quello di proporre una paleografia online di cuneiforme, quindi una paleografia in tre dimensioni. Dico ambizioso perché per far questo, e questo è l'obiettivo del progetto, occorrerebbe catalogare, raccogliere le foto di tutti i segni cuneiformi sul maggior numero di tavolette nella loro realizzazione sull'argilla. A questo ci vuole ambizioso, chissà quando mai arriverà appunto a conclusione, però questo permetterebbe di superare i limiti della bidimensionalità dei moderni manuali di segni cuneiformi, che appunto presentano un segno uniforme, regolare, ma che spesso è ben distante da come viene realizzato sull'argilla delle tavolette. Il terzo sito invece è Digital Hammurabi, è un progetto multidisciplinare della Johns Hopkins University per la scannerizzazione e visualizzazione in 3D in alta risoluzione delle tavolette con i fondi.
Nel sito vi sono anche articoli PDF che illustrano le metodologie di digitalizzazione applicate. Ma qui mi soffermo sul laboratorio di tassilologia di Pisa. Allora, questo progetto, ecco, soprattutto importante questo laboratorio, da quanto apprendo dal sito, è il progetto Duplicazione e Rinascita, attivo dal 2003, anche se ci sono stati dei progetti che ne hanno annunciato insomma, l'attività un po' prima, in anni precedenti, diretto da Claudio Sapoletti, dell'Università appunto di Studi Pisa, ed è finalizzata la catalogazione dei reperti scritti conservati nel Jerusalem Museum di Baghdad. La catalogazione prevede anche la riproduzione virtuale del tavoletto d'argilla e di altri supporti scrittori e la creazione di calchi degli stessi. Questo progetto rientra in un più articolato programma di interventi del Ministero italiano degli Affari Esteri per il recupero e la salvaguardia del patrimonio di beni culturali di Iraq dopo l'ultima guerra, dopo l'ultima crisi bellica. L'intenzione, anche questa ambiziosa, è quella di consegnare i risultati della catalogazione alle autorità irachene, anche per agevolare appunto la salvaguardia e appunto lo studio di questo importantissimo materiale, direi per l'umanità, ecco, non esagero nel dirlo. Attualmente il catalogo, appunto da quanto leggo nel sito, comprende circa 20.000 schede di altrettanti reperti. La catalogazione si svolge in tre fasi, poi per i dettagli tecnici vi rimando al sito, ecco, anche queste sono immagini che ho tratto dal sito. Una prima fase consiste nell'acquisizione digitale delle tavolette con scanner a tavola rotante, con elaborazione matematica e la rappresentazione in 3D della tavoletta. Una seconda fase consistente nella ricostruzione dell'immagine virtuale, se frammentaria, e suo utilizzo per scopi scientifici, ad esempio rendendone disponibile la visione e lo studio attraverso, anche al di fuori del museo, dello spazio fisico del museo, attraverso appositi siti web che permettano ad uno studioso di qualsiasi parte del mondo di accedere, leggere la tavoletta e quindi studiarla senza spostarsi, senza andare al museo appunto iracheno. Una terza fase, infine, che consiste nella riproduzione fisica dell'oggetto stesso a partire dal modello matematico che è alla base dell'immagine in 3D, oppure attraverso calcoli tradizionali ricavati dall'immagine digitalizzata della tavoletta. La replica della tavoletta potrà essere usata per scopi scientifici, didattici e perché no anche espositivi, per salvaguardare appunto l'originale. Ecco, per i testi, per i siti che invece contengono cataloghi di testi consultabili, ce ne sono diversi, qui c'è quelli che sono riuscito a trovare, danno un po', ecco, cercano di coprire tutte le più o meno le principali fasi storiche della documentazione di cuneiforme accadico, ci sono stati anche siti relativi alla binomio di età ellenistica, con forti tavolette, e alcuni di questi siti in realtà di questi progetti sono appena partiti, sono appena stati avviati, come ad esempio il sito che, se non ricordo male, curato questo da Eleanor Robson, che mira alla catalogazione di testi matematici in cuneiforme sia sumerico che accadico, che è appena stato avviato e nel sito credo ci siano solo elencate le sigle delle tavolette, forse c'è qualche testo che è stato inserito ma non è appena partito il progetto. Come è appena stato avviato anche il progetto di Lipsia, del gruppo di Lipsia, che intende appunto creare un corpus online dei testi in antico accadi, quindi terzo e secondo millennio, sì, antico accadi e poi babilonese, quindi terzo e secondo millennio a.C. Mi soffermo qui invece sul è bloccato. Ah sì, ho cliccato, c'è la cosa. Allora. Su Cuneiform Digital Library Initiative. Questo è curato dall'Università della California, dal Max Planck Institute for Wissenschaft in Berlino. È un progetto di digitalizzazione dei testi cuneiformi, dall'età sumerica fino a quella seleucide,
Al progetto aderiscono le maggiori istituzioni museali che possiedono collezioni di tavolette e altri reperti iscritti. Tra cui il British Museum di Londra, appunto, l'Iraq Museum di Baghdad, il Corte d'Asiatico Museum di Berlino, l'Oriental Institute Museum di Chicago e l'Istituto Cattolico di Parigi, per citare solo alcuni nomi. Il progetto intende offrire per ogni testo dettagli identificativi e bibliografia, traslitterazione e traduzione in inglese, foto o copia a mano del supporto di scrittura. Si stima che il numero di iscrizioni uniformi presenti in collezioni pubbliche e private aderenti al progetto si aggira intorno a 500.000 esemplari, dei quali circa 225.000 sono già stati catalogati elettronicamente dallo staff del progetto. Il progetto di catalogazione elettronica nasce dalla volontà di rendere pienamente disponibile al pubblico di specialisti e non il vasto materiale testuale cuneiforme, una parte consistente del quale, a oltre 150 anni dalla legislazione cuneiforme, celebrata il 29 maggio del 2007, rimane ancora oggi inaccessibile agli stessi archeologi o comunque a molti archeologi. Ecco, altra questione è invece il problema della resa del cuneiforme nelle moderne edizioni di testi accadici, che può essere illustrato da questi esempi relativi agli incipiti di una medesima tavoletta scura dell'VIII secolo a.C. La formula piuttosto convenzionale con cui si apre la comunicazione epistolare tra il funzionario e il suo sovrano, il re Assiro, è riprodotta nel primo esempio nei caratteri a stampa della fastosa edizione di Harper, Assyrian and Babylonian Letters, in 14 volumi, del 1892-1914. Nel secondo esempio, nella copia a mano curata da Siriolo Simo Parcola, è riprodotta nel 53° volume della serie Cuneiform Text of the British Museum del 79. La copia a mano, purtroppo non ho la foto della medesima riga sull'originale in argilla, ma la copia a mano risulta di gran lunga più fedele all'originale. Inoltre, con l'esecuzione di nuove copie a mano delle tavolette, sono potuti correggere molti errori a livello di identificazione dei segni presenti nelle prime edizioni con caratteri cuneiformi a stampa apparse tra fine 8 e inizio 900. Qual è sostanzialmente il problema? È che nell'identificare un testo, un tratto, un cuneo può essere attribuito al segno immediatamente precedente, quindi da questo deriva anche un'errata attribuzione di un valore sillabico, un valore fonetico, e da qui anche un'errata introduzione della parola che sta sotto questa sequenza di sillabogrammi e logogrammi. Poi, nella pagina del discorso online del portale Mnamo ho anche incluso un elenco di font disponibili, alcuni rientrano nel sistema di codifica Unicode, altri no. Quelli che ho trovato riproducono ortografie di diversi periodi storici del cuneiforme a carico. Si va, ad esempio, questo non ricordo ora, ma credo contenga il mio Assiro. Achidian del periodo di Utre, quindi del periodo fino al ventunesimo secolo a.C., nell'età di Utre, appunto della terza dinastia di Ur, il periodo della Rinascenza sumerica. Dopo il 2000 a.C. cessa sostanzialmente l'uso del sumerico come lingua parlata e praticamente coltivato solo come lingua di scuola. Questo font riduce l'accadico di questo periodo. Poi c'è un font di sumero accadico, due font di antico babilonese, quindi appunto il XVIII secolo a.C. e un font neoassiro del IX-VIII secolo a.C. Poi altri font, un altro font in neoassiro. Questi per quanto riguarda i font in caratteri cuneiformi. Però va detto una cosa, che ecco, in ogni caso l'uso di font in questi caratteri è limitato a scopi didattici. Ad esempio la realizzazione di edizioni di testi come ausilio didattico per gli studenti in corsi di archeologia. Penso, ad esempio, perché appunto conosco questo, al progetto di Helsinki di pubblicare
i testi presenti nella biblioteca di Arthur Manipal, i testi letterari, certamente non di epoca animatina, ma precedenti, testi sumerici e arcadici, che si continuano a copiare, insomma, nella biblioteca di Arthur Manipal, in edizioni con un font, un pregevole font, che presenta i caratteri arcadici uniformi, regolari nella loro appunto realizzazione grafica. Queste edizioni, è uscito ad esempio un volume relativo al poema della creazione, alle Numa Elish, o al poema di Anzu, che celebra l'epopea del dio Niurta. Queste edizioni presentano in una prima parte il testo scritto in questo font con le forme, e poi non tutti i volumi, ma alcuni, la traduzione con il francese o l'inglese. Questo è utile per gli studenti di filologia, insomma, che prendono confidenza con alcune forme, ma per gli specialisti è necessario, ma anche per gli studenti ovviamente di livello avanzato, è necessario prendere confidenza anche con la realizzazione del segno sul supporto di scrittura, o mediante lo studio della copia a mano della tavoletta o di altro supporto, o della foto del supporto, o se direttamente accessibile del supporto scritto. Più comune invece è la scrittura dei testi arcadici traslitterazione in caratteri latini. Per la traslitterazione e trascrizione del testo arcadico si usano invece appunto font basati sull'alfabeto latino, arricchito da caratteri speciali, permettono di rendere i suoni proprio della lingua fenicia qual era l'accadito. Tra parentesi ho incluso la realizzazione fonetica con i simboli dell'Associazione Fonetica Internazionale. Questi suoni, ecco, questi suoni speciali sono la prevenare cicativa, che si usa a citare come esempio il tedesco Bach, ma doveva essere un suono un po' più forte della Chet ebraica. Poi la sibilante enfatica, la dentale applicativa sorda per essere più precisi, quella che in ebraico è chiamata la sade, il suono b. Poi c'è il suono shin, abstain in ebraico, indicato questo suono. E poi la dentale enfatica, la c, appunto, che è appunto la dentale c, e il cosiddetto glottal stop, che è l'ultimo. L'ultimo segno, il colpo glottale, la laringale occlusiva, che potrebbe essere l'idea che può rendere con la pronuncia dell'A del nome Alberto, quando vi è uno scappo, appunto, una brusca occlusione appunto delle corde vocali. Ecco, quindi ho concluso. Per concludere vi lascio ancora con un'altra immagine di scrivi attivi, l'uno con filo e tavoletta per la scrittura in cuneiforme, l'altro con pennello o penna e rotolo di pergamena per la scrittura in aramaico alfabetico, a dimostrazione della piena e paritaria convivenza di diverse tradizioni culturali nell'antica terra dei due fiumi. E con questo ho concluso.